Comunque è caduto lì, o proprio in mezzo all'insalata, che è questa? Mannaggia che sfiga, oh! Ma la cerchiamo qui, oh! Mannaggia la miseria, oh! Controlla la radio, fermati un attimo, girati e controlla dove prende il segnale. E allora fai suonare il beeper. Io non lo sento. L'ha disintegrato, è cascato da 60 metri. Ragazzi, il mondo dei droni è fatto di avventure, ma ogni tanto anche di disavventure. Oggi siamo venuti in questo posto a testare il drone da long mid range di Jacopo, mio amico. Abbiamo testato, cioè lui ha testato il Retarn to Home e il drone si è comportato veramente male, 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 male. Noi siamo lì, più o meno. Lui è andato proprio dalla parte opposta. E a un certo punto da solo ha disarmato. Io ho visto la radio del mio amico, c'aveva i comandi che erano, lui non l'ha toccati. E quindi adesso capiamo, è cascato proprio lontano, stiamo andando a cercare, capiamo se effettivamente c'è qualche impostazione di Betaflight che non andava bene. È atterrato pure bene, DJI, ma che ne so oh! io? Ah! Allora io non mi avvicino, vai via, Altro che vai via, non Avada, voglio venire andiamo ad qui, io analizzare che è successo. non voglio venire, Incredibile, ma io non ci credo. io non voglio venire, No, Jacopo, cioè incredibile. Oh, è no, non ci intatto. credo, E te giuro, è intatto. C'è sta solo l'antennina che si è tirata. non ci credo, L'antenna video. cioè questo è cascato da 60 metri a piombo. Oh, ma com'è possibile? È cascato dritto. Ma che hai fatto? Che gli hai messo? C'hai i sensori del DJI? Così, ma com'è Da possibile? A 60 metri, 60 io non lo metri è so. caduto così. Ho provato il failsafe. Tu l'hai mandato un failsafe là davanti. Mi ha superato davanti a me, mi ha superato, mi ha oltrepassato, è No, andato non t'ha dietro di me. oltrepassato, ha fatto tutto il giro di qua laterale. Io non, più o Ah, meno ho non visto so come io, ho ha visto fatto. io. Vabbè, diciamo è andato dietro di me, quindi non ha rispettato il long point, non l'ha No, rispettato. ma proprio zero. Ma proprio È zero. salito ai parametri con le velocità che avevo impostato, però ad un certo punto mi ha dato disarma. Questo è proprio strano. Mi è andato in disarmo e è caduto a piombo. Controlliamo le impostazioni del beta, perché secondo me E che impostazione ci ci potrebbe stanno, essere sbagliata? mi viene in mente che ci stanno i controlli di sicurezza, non mi ricordo come si chiamano, safety control, ora li vediamo su Betaflight. Tu non l'hai disabilitati. Si vede che è No. entrato qualche controllo di sicurezza che c'ha lui, e in quel caso lui disarma. Capito? Mo' li vediamo. Stavo a 59, Incredibile. 8, 59 metri 8 d'altezza quando mi Incredibile. sei venuto giù a piombo. Devi andare a cenere in cielo, Allora, accendiamo un po' il computer e vediamo un po' come erano impostati questi valori. Ma un po', GPS. Allora, No, vediamo. GPS su failsafe. Controllo di salute acceso. È quello devi fare. Cos'è però? Allora, quando è settato su on, fa dei check su alcune condizioni del nostro drone. Lui controlla se il GPS è sempre connesso, se c'hai un numero di satelliti buono, se stai almeno a 100 metri dalla tua distanza, però questo tu gliel'hai cambiato. Quanto hai messo? Distanza da noi, cioè c'è un minimo No, di 50 distanza, metri. 50 metri, quindi no, voglia, stava laggiù. Ah, eccolo qui. Se tocchi un ostacolo oppure se ti stai avvicinando verso la freccia, verso la home. Quindi lui si vede che ha visto che stava sbarellando, che stava andando allontanandosi per qualche motivo dalla home. Comunque adesso lo ritestiamo. Ma tu la freccetta della home funzionava bene? Lì no, lì sì. Allora, disattivare quell'opzione, ragazzi, ovviamente è una cosa rischiosa perché i sviluppatori di Betaflight l'hanno messa proprio per se ci sono casi estremi, proprio per non rischiare di fare danni, chissà il drone dove finisce, chissà che cosa fa, lui prende e disarma. Jacopo avrebbe potuto tranquillamente disattivare il failsafe che aveva switchato a mano, riprendeva il controllo manuale e se lo riportava a casa. Invece quello ha deciso, perché se ne stava proprio andando, ha deciso di disarmare. Allora, adesso stiamo cambiando le impostazioni di altezza perché è inutile che lo spariamo nella stratosfera per fare questi test. Spaventato, spaventato. Cosa succederà? Vi Ma che ne so. faccio come Come fa il si può nostro vedere? amico Andrea. Ritornerà? Non ritornerà? Dimmi un attimo quanti satelliti c'hai. Per il momento ancora niente. Vedi, E la madò, 21. vai, prova un po'. Non c'ho, però vedi, per esempio, non c'ho adesso Che c'hai? la freccia. Vabbè, Ma quello è normale, non ti sei alzato. adesso io la freccia, guarda, mi indica così. No, è sbagliato. Ritorna a casa. Quindi la Ritorna a casa. Secondo me è ho montato il posto al GPS al contrario. contrario. Dai, ritorna lì. Allora tu considera che adesso mi segna là.
Quindi è sbagliatissimo. Perché ragazzi, alcuni GPS c'hanno il verso. Quindi scusa Jacopo, gli hai cambiato il verso, che hai fatto? Ho cambiato il verso, ma funziona. Però lo vedi che in questo caso ti ha salvato il sedere e il safety check, eh? Però, cioè Jacopo, hai visto che la freccetta non puntava bene. Lì mi ha preso bene. No, ma prima, perché hai tirato il sedere? Cioè, vabbè, ma figo, figo, perché vabbè, ma... così lo testiamo, lo testiamo. Adesso il GPS è montato bene. Teoria, satelliti 22 adesso. 22, quindi sta bombazza. E direi che possiamo partire. Vediamo la freccia come si comporta. No, no, fermo, fermo, fermo. Non gira un'elica, fermo. Ok, adesso sì, c'hai un po' di terra, vai. Ok. Ho visto non girava un motore, cioè. Che siamo? Freccia? A ore 2. Che vuol dire a ore 2? Io non so militare. A ore 4. A ore 4. Va bene, quindi funziona bene? No. A ore 5. A ore... stiamo? A ore 5 più o meno. A ore 5, a ore 6 adesso. Sì, sì, a ore 6 giusto, siamo qua noi, a ore 6. Fate in giretto e vedi come si comporta. Ciao bello. Abbiamo il nostro amico. Ciao. Anzi, bella. Bella. Sta tornando? Ti vado fail safe. Lui sta stavolta sta tornando bene, fermo. Però è salito troppo. Perché sale così tanto? Perché? A 30 metri. Evidentemente qua riconosce che sto a 10. Ok, mo sta sopra di noi. Adesso funziona bene, vedi? È tutto da solo, sta a fa, vero? Ragionare. Sta a fa tutto da solo. Sì, sì, sta sì, funziona bene. Roba sì, sì, perché comunque vabbè, vede... diciamo che non è che... No, no, qui te lo devi riprendere, mica in RTH. Riprenditelo e te lo... No, non muori più. Come no? Hai ripreso? Sì. Ah, c'è un po' di ritardo quando lo riprendi. Non lo vabbè, riprendi vabbè, subito. Però riprovalo un attimo, scusa. Ecco, lì lo puoi attivare il fail safe. Vedi che fa? Attiva. Gira, boom. Sale su. Vabbè, sale un po' troppo forte, eh. Ma sai registrare il DVR che poi mo passi? Il DVR ce l'ho, sì. Poi passami tutto. No, no, si comporta abbastanza bene, sta arrivando, mo che sta a fa? Sta arrivando dove siamo noi, è girato proprio, stavolta si comporta bene. FS, in alto ce l'ho. Ah, e mo lo riprendi, mo lo devi riprendere. Mo lo riprendo, sì, perché tanto... Tanto abbiamo visto che se te sorpassa, lui rigira e ritorna sulla gomma, quindi fa avanti e indietro. Bene o male. Non è proprio bellissimo, però oh, il suo scopo questo è, Jacopo, cioè... Sì, non è che c'ho né INAV né DJI, nel senso, no, cioè... Esatto, non è un return to home, ragazzi, è un rescue mode, cioè sì. Tu devi riprendere il drone. Allora, ragazzi, quindi che cosa abbiamo imparato da questa esperienza che vi ho condiviso oggi? Allora, il GPS era montato male, perché era montato al contrario, quindi in quel caso erano attivi i controlli di sicurezza che avete visto su Betaflight, e quindi lui che ha fatto ha rilevato che comunque il drone stava continuando ad andare verso l'infinito e ha attivato il controllo di sicurezza che disarma, con tutte le catastrofi del caso, però lui dice posso fare dei casini, disarmo come si fa, insomma, in ogni situazione di pericolo si disarma e il drone è caduto giù. Che abbiamo fatto? Abbiamo verificato il problema, quindi abbiamo invertito il GPS perché l'ha montato male, abbiamo disattivato i controlli di sicurezza perché ve li ho ripetuti quali sono, insomma, se non andate a fare cose pericolosissime li potete secondo me anche disattivare, questo comunque è una decisione che lascio a voi, e nell'ultimo test ha funzionato tutto correttamente, lui arriva sulla posizione, capisce che ci ha superato, se lo lasciate fare lui continua a fare avanti e indietro, avanti e indietro, avanti e indietro, alla fine insomma ricordatevi che non è un return to home, è un rescue mode, quindi il senso è che dovete riprendere il controllo, alla fine ve lo portate a casa. Sono contento di non aver perso il drone, non pensavo, io veramente quando andavo ho detto vabbè ho perso GoPro tutto, ho perso no, a caso mai smolecolato. E invece ho messo Alipo, manco si era staccata, boh. Dal campo è tutto e noi facciamo un return to home e ce ne torniamo a casa. Dai! Yeah!